Un calcolo da ragioniere, circondato da pareti che annullano i pensieri con la loro meravigliosa decorazione. Sembrerebbe un paradosso se non fosse che il ragionamento nasce fra le pagine del Vangelo e le pareti tra le quali viene sviluppato sono quelle della Cappella Redemptoris Mater del Palazzo Apostolico in Vaticano. Il calcolo è stato il cuore dell'omelia della messa con la quale il Papa ha voluto celebrare i 25 anni del Centro Aletti, un ponte culturale tra est e ovest dell'Europa, aperto dai gesuiti su richiesta di Giovanni Paolo II, e il ventesimo dell'Atelier dell'Arte Spirituale, sempre del medesimo centro, cui si devono gli ormai celebri mosaici che ornano la cappella dal 1999. Davanti a un'ottantina di persone, artisti e membri dell'atelier e soprattutto a padre Marco Ivan Rupnik, fondatore e direttore del centro, Papa Bergoglio si è soffermato sul brano liturgico degli Atti degli Apostoli che racconta la prigionia e la flagellazione subita da Pietro e Giovanni per aver guarito uno storpio a Gerusalemme. E la persecuzione e anche le sofferenze sono parte della testimonianza cristiana. Ma qualcuno può pensare che questa sia una spiritualità masochista, ma è la spiritualità del Regno di Dio. Una volta rilasciati, ha ricordato Papa Francesco parlando a Braccio, gli apostoli se ne andarono lieti di aver patito oltraggi per Gesù. Ed ecco il calcolo. Nel bilancio la testimonianza cristiana, ha affermato il pontefice, non è mai in attivo, ma sempre in perdita. Anche le persone che non versano il sangue, ma che vivono silenziosamente, senza giudicare, che danno testimonianza di mitezza, sempre non guadagnano. La testimonianza cristiana non è per guadagnare. Se io seguo Gesù Cristo per guadagnare, seguo il Dio denaro, l'altro padrone, il quale non si può servire con il Dio, il Signore, o uno o l'altro. La testimonianza cristiana è per questo abbassarsi. In modo simile all'arte di un maestro mosaicista, il pontefice ha completato il quadro del suo ragionamento apponendo la tessera suggerita dal Vangelo, in particolare dalla scena che mostra Gesù affrettarsi in disparte per evitare che la folla appena sfamata con la moltiplicazione dei pani venga da lui per farlo re. In Gesù, ha detto Papa Francesco, c'è l'esempio da seguire per un cristiano. No alla seduzione del successo, sì ogni volta alla scelta di Dio. Cammino cristiano non tollera gli arrampicatori. Non è per arrampicarsi, per farsi vedere, per pavoneggiarsi come la vanità, è per seguire Gesù. E a Gesù lo si segue sempre sulla strada del servizio, della testimonianza, dell'abbassamento, della condescendenza. E questo ci dà pace e felicità.